passa al centro-sud, locali nevicate tra 600 e 1200 metri, possibili nevicate anche sulle Alpi, sole sul resto d'Italia. Questo è il tempo per le prossime ore. Le 10:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio, grazie per l'ascolto, buona giornata. Popolare Network. Ed eccoci qua, le 10:35 minuti, abbiamo concluso la prima delle tre parti di Al ritmo dei nostri passi, se n'è andata così un'ora, abbiamo parlato di Valdichiana, poi c'è stato ovviamente un collegamento per il diritto liquido con Termoli, si fa verso la ripubblicizzazione in Molise, il GR Popolare Network, e ora spero che abbiate allacciato le vostre cinture di sicurezza radiofoniche. Fissate ben bene la radio sul vostro mobiletto, sul vostro comodino, perché stanno per arrivare i cataclismi di Claudio Gherardini. Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Wave International. Quest'oggi prendiamo atto che il periodo di pace, che è durato quasi 70 anni e per il quale l'Unione Europea ha avuto anche il premio Nobel, è finito. Infatti, ma l'ho già detto, non è che ne parliamo per la prima volta, ci sono guerre alle porte dell'Europa portate avanti da dei personaggi che è quasi impossibile definire, ma ci sono anche guerre in Europa. Come già ho avuto modo di dirvi, l'Europa arriva, parte dal Pacifico, da sinistra, dall'Atlantico, da sinistra, dal Portogallo, e arriva fino agli Urali. Questa è la geografia che definisce Europa, tutta questa vasta parte. Al centro dell'Europa sta l'Ucraina. In questo momento una parte dell'Ucraina è invasa da forze militari della Russia, comandate dal Cremlino, che stanno bombardando, in particolare in questo momento, la città di Mariupol, e che stanno prendendo in qualche modo il potere, aiutando le milizie filorusse che sono nella parte est dell'Ucraina. E con questo il presidente russo Vladimir Putin, pensa di risolvere il problema delle minoranze russe in Ucraina, invadendola e spaccandola in due, cosa che è già accaduta in altre occasioni e cosa che temono molto anche altri paesi, alcuni dei quali fanno parte dell'Unione Europea, con capitale amministrativa e politica non tanto a Bruxelles. Fra questi c'è anche la Polonia. La Polonia non ha invitato il presidente Putin per la prima volta alla celebrazione della giornata della memoria e della liberazione del campo tedesco, dal campo di concentramento tedesco nazista di Auschwitz a ovest di Cracovia, nel sud della Polonia, che fu liberato il 27 gennaio del 1945 dai soldati dell'Armata Rossa Sovietica. Circa 60.000 prigionieri, sto leggendo da Repubblica.it, furono costretti a marciare verso ovest, la maggior parte per lo più ebrei, verso la città di Wodzislaw, nella parte occidentale dell'Alta Slesia. Migliaia di persone furono uccise in fretta nei giorni precedenti, il più possibile. Durante la marcia della morte, le SS spararono a quelli che, stremati, non potevano continuare a camminare. Gennaio, gelo e fame, morirono in più di 15.000, questo dopo che i nazisti dovettero evacuare i campi di concentramento. Quando entrò, 70 anni fa esatti, l'esercito sovietico trovò e liberò oltre 7.000 sopravvissuti, malati e moribondi. Si stima che circa 1,3 milioni di persone siano state deportate ad Auschwitz fra il 1940 e il 1945. Di queste almeno 1,1 milioni sono state assassinate. Questo riguarda solo Auschwitz. Dicevamo che per la prima volta il presidente russo non è stato un esponente, cioè dell'ex Unione Sovietica e attuale presidente della Russia, non è stato invitato alla celebrazione. Ci sarà il vice primo ministro Sergei Ivanov, che rappresenterà Mosca. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha confermato che non c'è stato un invito ufficiale indirizzato al palazzo presidenziale, cioè al Cremlino,
ma una lettera del direttore del museo di Auschwitz. E da questa lettera si è risposto inviando il rappresentante, il vice primo ministro Ivanov. Parteciperanno oltre 300 superstiti del campo e i rappresentanti di 38 paesi, compresi Hollande, Poroshenko, che è il presidente dell'Ucraina, quella diciamo attaccata dalla Russia. Per l'Italia sarà presente il presidente del Senato Grasso e dagli Stati Uniti arriverà il segretario al tesoro Jack Lew. Questo per le manifestazioni ufficiali. Ci sono poi centinaia di studenti anche dall'Italia che sono andati ad Auschwitz per il giorno della memoria, appunto, e sono stati accompagnati da alcuni degli ultimi superstiti che ancora sono vivi e che possono raccontare la loro testimonianza riguardante Auschwitz. Perché Putin non è stato invitato? Perché evidentemente la Polonia ha ritenuto che in questo momento fosse inopportuno invitare il capo di un governo, il presidente di una nazione che sta invadendo di fatto e in modo a questo punto incontrovertibile, anche se continua a negarlo ufficialmente, uno stato limitrofo per risolvere un problema, quello che ritiene il Cremlino essere un problema, e cioè il problema della minoranza russofona e russofila dell'Ucraina, che abita principalmente nella zona orientale dell'Ucraina. Per risolvere questo problema, che per Putin è un problema in quanto egli dalla caduta del muro di Berlino e dalla scomparsa dell'Unione Sovietica, che ritiene essere a suo parere la più grande catastrofe della storia, ha come obiettivo quello di ricongiungere tutte le popolazioni russofone sotto la cappella del Cremlino. E questo evidentemente per lui è un problema che o lo si risolve con le buone o lo si risolve con le cattive. Anzi, con le buone in generale, un ex alto funzionario del KGB, servizio segreto sovietico, dislocato personalmente a Berlino Est, capitale della Germania comunista, la DDR, la Deutsche Demokratische Republik, non ritiene che il metodo, come dire, pacifico sia per forza quello da usare prioritariamente. Infatti ricordiamo che l'Ucraina, dopo aver espresso e protestato per voler non entrare in orbita russa ma in orbita europea, è stata in qualche modo oggetto di prima una presa di territorio automatica senza sparare un colpo, che sembrava quasi geniale, è quella della Crimea, dove c'era un patto di servitù militare molto grosso perché era presente lo sbocco al Mar Nero delle truppe della Marina russa. E poi appunto, dato che una volta ripresa la Crimea, i russofili dell'est si sono scatenati, Putin ha detto vabbè, gli diamo una mano, evidentemente, anche se non si è sentita questa frase, ma di fatto è quello che sta avvenendo. Per cui risolvere le questioni con l'esercito nel 2014 in piena Europa è sembrato alla Polonia inopportuno, e certamente inopportuno invitare il presidente Putin. Tenete presente che la propaganda, i mezzi di informazione potentissimi che oggi ha la Russia, fra i quali per esempio Russia Today e la versione inglese della Pravda, che significa verità, da tempo in memore stanno facendo propaganda ed hanno convinto la stragrande maggioranza dei russi che l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, vogliono la distruzione della Russia e di tutto il suo popolo. Per cui, e tra l'altro di questa opinione ci sono anche molti italiani che stanno dalla parte di Putin, che si complimentano con Putin e che lo appoggiano in tutto ciò che egli fa, perché in alternativa al grande mostro diavolo di sempre, e cioè agli Stati Uniti e all'Occidente massacratore. Per cui in realtà siamo in guerra, anche interna, e non solo per i foreign fighters che vanno e vengono nelle zone dello Islamic State, ma anche internamente fra amici che scoprirete essere filorussi se glielo chiedete. Questo è tutto, vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao ciao!